Il risultato di un percorso comunque lungo iniziato già l'anno scorso di interlocuzioni con l'amministrazione comunale di Barletta che ci ha dato la sua disponibilità da subito dei locali dell'ex scuola Principe di Napoli e ieri si è conclusa con la firma di questo contratto di comodato d'uso gratuito ventennale di questa sede che diventerà presto sede del 118, quindi sarà oggetto di rifunzionalizzazione da parte della SLBAT e i progetti sono già stati realizzati, pertanto si potrà procedere da subito all'affidamento dei lavori e diciamo, la previsione è quella di concludere il tutto per marzo. Pertanto finalmente i nostri operatori del 118 potranno avere una sede dignitosa ma sicuramente più adeguata a quello che è l'importante lavoro che svolgono per la nostra comunità. Poi comunque questa nuova sede ha una location che sicuramente è funzionale a questo obiettivo, quindi oltre ad essere più diciamo adeguata anche ai fini della sicurezza degli stessi operatori ma anche degli automezzi, è anche in una location funzionale anche ad un intervento tempestivo.